Buongiorno amici di Quotidiano Net. Il mondo del calcio ancora con il fiato sospeso per la sorte di Antonio Cassano. Non ci sono bollettini medici, non ci sono ancora novità sotto mano, però c'è la commozione e l'emozione di tutti. Ne parliamo con il nostro direttore Xavier Iacobelli. Prego. Buongiorno Beppe, buongiorno ai nostri amici. È così. È così perché in attesa, adesso sono le 12:37 del 2 novembre, può darsi che in serata arrivi questo comunicato congiunto del Milan e dei sanitari del Policlinico di Milano. Secondo me l'aspetto deteriore di questa vicenda è la dietrologia, che troppi cronisti improvvisati o anche osservatori o semplici tifosi sportivi che seguono le vicende del calcio a questa dietrologia ricorrono per alimentare le ipotesi più disparate. Ne abbiamo sentite di cotte e di crude in queste ore. La realtà è che a noi interessa soprattutto che Cassano torni a una condizione di salute ottimale, che si ristabilisca nel più breve tempo possibile. Ci interessa molto meno sapere quando, come e dove tornerà in campo, perché lui se l'è vista proprio brutta, l'abbiamo documentato su quotidiano.net da quando ha accusato il malore sabato sera alla Malpensa al rientro dalla trasferta di Roma. E grazie a Dio le notizie che arrivano anche in queste ore sono sempre più incoraggianti. Stefano Eranio, che è un suo caro amico, raccontava poco fa di averlo trovato voglioso di scherzare, il solito Cassano, battute, gag e soprattutto di aver visto un leone in gabbia, perché se dipendesse da lui sarebbe già uscito dall'ospedale, ma invece ci sono tutti gli accertamenti clinici cui si deve sottoporre ancora in queste ore, perché evidentemente i sanitari vogliono capire esattamente quale sia stata la causa. Quindi non ci resta che aspettare e soprattutto ritengo che ieri sera comunque il Milan, anche se ha pareggiato e non ha vinto in Bielorussia, abbia dato una grande dimostrazione di compattezza, perché psicologicamente non era facile andare in campo sapendo che un proprio compagno era ed è in ospedale dopo quanto è accaduto sabato sera, che è stato molto scioccante anche per gli stessi compagni di squadra che erano insieme con Cassano quando si è sentito male. E difatti il Milan ha dovuto fare subito le prove di cosa vuol dire giocare senza Cassano. Lo ha fatto contro il Bate Borisov, ottenendo un 1-1 molto importante sul piano numerico, sul piano della qualificazione già ottenuta al prossimo turno della Champions League, ma soprattutto ha fatto rivedere in avanti la coppia formata da Ibrahimovic e Robinho. È così, il Milan ha dominato il primo tempo, come lo stesso Allegri ha sottolineato a fine partita avrebbe dovuto chiudere l'incontro, perché le occasioni sono state diverse. Robinho è in buone condizioni ma continua a sbagliare troppe occasioni, c'è un Ibrahimovic trascinatore. Nella ripresa il furore agonistico dei bielorussi ha rischiato addirittura di ribaltare il risultato, ci sono state le grandi parate di Abbiati e questa è una nota molto confortante se rammentiamo alcune incertezze palesate dal portiere rossonero in avvio di stagione. Conta la qualificazione aritmetica con due turni d'anticipo agli ottavi di finale della Champions League, per il primo posto sarà decisivo, ma lo avevamo previsto, lo scontro diretto del 23 novembre a San Siro fra il Milan e il Barcellona, che ha stravinto contro il Victoria con 4 gol, 3 dei quali realizzati da Messi alla seconda tripletta in Champions League. Stiamo parlando dell'autentico fenomeno del calcio mondiale. Bene, andremo a vedere soprattutto questo scontro col Barcellona, che a questo punto è slegato da ogni prospettiva seria di classifica, anche se naturalmente il Milan potrebbe anche ribaltare vincendo. Comunque andremo a vedere. Grazie Xavier Iacobelli. Grazie a te Beppe e ai nostri amici. Ai prossimi appuntamenti con il calcio.